Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui sul canale. Siamo qui su Space Engineer. Vi do il benvenuto. Come sempre, prima di continuare con il gameplay, partiamo già subito. Vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicione in su dei milioni like, commentate, condividete e giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio. Allora, che si fa di bello oggi? Bella domanda, devo ancora scoprirlo anch'io cosa fare, per cui con pazienza adesso vediamo un attimo di sistemare un po' di cosette, perché qua già non funzionano le cose. Vediamo un po'. In teoria volevo cominciare la costruzione del diciamo del dispositivo osteria, che mi darebbe la possibilità di costruire diciamo in modo tra più agevole. E purtroppo sto attrezzino diciamo richiede un bel po' di risorse. Allora, farei un'altra stanza io. Andiamo avanti a far stanze. Per il nostro nuovo attrezzo, diciamo, che comunque abbiamo già visto nelle precedenti stagioni, però è comunque molto utile. Ok, allora vediamo un attimo se ce l'ho. Allora, l'ho trovato, però per sbloccarlo devo fare un bel po' di cose, caspiterina. Però allora devo fare un generatore di gravità. Vabbè, costruiamolo. E poi lastre, non so se ho tutto, per cui vedo che già mancano i generatori di gravità, per cui li mantiamo in funzione. Ferro, oro, perfetto. Ok, motore computer finché mi fa i 6 generatori di gravità, molto bene. In pratica io volevo andarlo a posizionare qua, il motore. Vabbè, due motori. Vabbè, neanche serve comunque produrlo tutto, perché adesso devo fare uno di questi. O la sfera o questo è troppo. Superconduttore, io credo che sia sufficiente fare uno di questi. Però strano, perché uno di questi mi darebbe accesso a questo. Mi sa che vuole questo lui proprio. Ma proviamo a far la sfera. Proviamo a far la sfera, vediamo che succede. Ok, vediamo se mi ha sbloccato. Sì, eccellente. Allora, adesso dobbiamo far questo in pratica. Vabbè. Il 7. Allora, io vorrei metterlo qua. Ah, ok, c'è pannello per interni. Vabbè. No, devo un attimo tenerlo un po' più lontano, perché naturalmente... Ui, che succede? Non mi è mai capitata sta situazione che non lo veda. Componente da costruzione. Evidentemente c'è stato un aggiornamento del gioco e fa fatica a trovarmelo, forse. Griglia, tubo e computer. Intanto. Ok, mancano 20 tubi, vabbè. E tutti i computer che posso portare, naturalmente. Non ho mai capito perché non me lo vede. È strano comunque. Allora, 116 detector. Poi le celle di energia pure. Detector, vediamo se ce ne sono. Componenti detector, mi sembra che non ce ne siano.
Quant'è che ne voleva? Un bel po' mi sembra, eh. 125 me li sta facendo. Celle di energia, dobbiamo andare avanti con le celle di energia nel frattempo. Allora, portate i componenti che mancano, le celle di energia, è un bel po' di celle di energia, vabbè, e i superconduttori che naturalmente, banane che ne ho mille. Questa cosa qua che non sta andando, come che non me lo vede, non lo so, non mi è mai capitata. Ok, aspetta che mettiamo in produzione i superconduttori. Ci vorrà un bel po' per farli e credo che manchino solo loro all'appello. Però sto bug qua non l'ho mai visto prima d'ora, che non mi dica se è che secondo me se c'è sto bug qua, no, beh, me li fa collegare per quello. Proviamo a devo proprio farlo prima di poter fare gli upgrade, per cui devo intanto riuscire a collegarmi. Beh, a sto punto andiamo avanti per di qua, non è un problema, immagino. Non abbiamo detto che questo non viene molto alto, per cui mi serve il pannello di pannelli. Cerchiamo di seguire un po' la struttura, tanto per non farci mancare nulla. Interessante, forse se andavo dritto lo beccavo subito. Componenti tubo motore, componenti tubo motore. Però ci secchiamo via i motori come fosse acqua fresca. Ok, e il tubo l'abbiamo collegato. Niente, dobbiamo solo aspettare che tutto si proceda, si processi. Allora, in teoria dovremmo esserci, in teoria. Sono caduti anche un paio di meteoriti, però ho solo trovato un po' di platino, niente di che. 238. Ancora me ne serve. Ma però manca l'oro. Secondo me manca l'oro. Argento, platino. Au, sì, perché ferro ce n'è. Manca l'oro, vabbè. Sapevo che mancava sicuramente qualcosa. Per cui andiamo a prenderci un po' di oro da qualche parte. Andiamo a cambiare zona anche a sto punto, senza andare a trovare qualche pericolo. Ok, eccoci qua. Cominciamo a far man bassa di sto oro. Servirà anche parecchio. Ok, dai, non è andata male, abbiamo rotto un motore, ma non è un problema. Torniamo verso casa, e casa è di là, e siamo belli e pesantiti comunque. Abbiamo rotto anche un espulsore, sì, bene, abbiamo rotto un bel po' di cosette, ma vabbè, non importa. L'importante è aver portato a casa un po' di sostanza. Allora, con calma, vediamo un attimo se riusciamo a fermarci. Perfetto. Mettiamo in ricarica e possiamo uscire. Dovrebbe arrivare un po' di oro qua. Non aggancia. Deve essere qualcosa di danneggiato. Strano però, perché dovrebbe andare. Motore. Strano però che non esca una matta. Perché sei partito? Ah, perché uno è on e l'altro è off. Se ti spengo, forse non vai più.
Esatto. Non capisco perché il container grande è danneggiato. Strano però, si era danneggiato anche il container. Vediamo un attimo di sistemare gli espulsori. Dovrebbe essere ripartito, esatto, molto bene. Ok. Adesso devo solo aspettare sti componenti qua. Ah, 83. Siamo sulla buona strada però, eh. Non ne mancano molti. Allora, in teoria dovremmo esserci. Vorrei capire più che altro perché non me lo fa vedere comunque. Ok. A posto. Però c'è sempre sto bug qua che non riesco a capire. Vabbè. Chiudi on. Allora, in teoria lui dovrebbe cominciare. Purtroppo però sicuramente richiede una quantità di energia molto abbondante. Nanite Construction Upgrade. Allora, Construction Upgrade. Intanto Power. Ti serve pannello da interni. Vabbè. Questo cos'è? Deconstruction Clean Up Mining Live Support Speed. E direi di andare con un altro construction. C'è qualcosa che non va comunque. Non so, in teoria dovrebbero anche aggiornarsi da sole queste mod qua. Sì, vabbè, lui si è già preso delle cosine. Pannello, componenti, tubo. Ecco, i componenti reattore mi sa che me li sogno. No, dai. Ok, una è fatta e ne manca un'altra. Ma intanto sta ancora processando l'oro. Vabbè che ormai l'oro non mi serve più. Però strano che non parta. Continua a farmi un calcolo. Ah, insufficiente power another target. Dobbiamo dirgli di usare l'assemblatore, però non richiede parecchia energia, richiede parecchia energia. E qua non abbiamo più idrogeno. Qua non abbiamo più gas. E ora provvedere a riempimento. Allora, il clean up lo togliamo, deconstruction mining life support project e construction, vabbè. Eccolo lì, che me l'ha tolto. Il construction insufficiente power. Purtroppo ho ben capito che non va, nel senso che mi serve potenza. Mi serve potenza per farlo andare questo. Vabbè, corrente non ne sta succhiando perché non riesco a capire come mai, ma dovrebbe partire. 200 motori, 1400. Non capisco sto continuo a richiedere cose. Anche se io trasferissi tutto qua, vediamo che succede trasferendo tutto qua. Non c'è altro. Non c'è altro, eppure continua a chiedermi. Boh, speriamo che possa funzionare perché se no sono nei guai. Allora, vabbè. Comunque, detto ciò, adesso vediamo un attimo se devo rifarla oppure no, ma mi sembra che sul momento che dovrebbe funzionare. Comunque io credo che per il momento mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni su di milioni di like, commentate, condividete e giù in descrizione tutti i link per seguirmi e supportarmi. Vi do appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti, grazie e alla prossima. Ciao ciao.